Purtroppo non mi è stata consegnata l'ordine del giorno di Donzelli, però ho ascoltato stato attentamente. presentato 15 giorni fa, eh sì, quindi, è stato presentato 15 minuti fa e No, conseguentemente io certo. ho Per il cui, testo e lo leggo. sì, va bene, ci mancherebbe. Sì. Era solo per dire che non potendolo leggere mi fido di quello che Donzelli ha detto nel presentarlo, assolutamente. Credo che il mondo della disabilità è un mondo molto particolare. Noi come Movimento 5 Stelle, rispetto alle problematiche soprattutto della disabilità grave e delle problematiche della vita indipendente, abbiamo predisposto una proposta di legge. Quindi in questo senso sto invitando Donzelli a relazionarci insieme rispetto a ipotesi anche di più di larga scala. Chiaramente come Movimento 5 Stelle abbiamo una piattaforma di condivisione online delle proposte di legge. In questo momento la nostra proposta di legge è sulla piattaforma, la condividiamo di solito per 3 mesi con i cittadini, dopodiché la depositiamo. Quindi è una proposta già pronta. C'è un punto cruciale che dobbiamo sempre ricordarci rispetto ai problemi della disabilità, che è sia l'aspetto legislativo sia l'aspetto antropologico, che sono estremamente importanti. L'aspetto legislativo è legato agli articoli 2 e 3 della Costituzione, che ci invitano rispetto ai problemi della disabilità non a considerarli problemi da compatire assolutamente, ma in un clima solidaristico reale vanno considerati soggetti da risarcire. È un aspetto cruciale questo rispetto alla disabilità, perché in un clima davvero solidale, in un sistema solidale, il disabile non va visto nell'ottica spartana, chiaramente, ma va visto proprio nell'ottica del diritto di cittadinanza, della dignità assoluta che deve avere. Quindi concordo pienamente con l'idea proposta nell'ordine del giorno. L'altro aspetto è antropologico. Attenzione, perché rispetto a disabili abbiamo assistito in maniera vergognosa anche all'effetto Forteto. Non dimentichiamocelo. Sembrava quasi, dalle testimonianze di alcuni in commissione, che siccome il Forteto prendeva anche soggetti disabili, andava semplicemente assolto. E questa è una cosa gravissima sul piano antropologico.